E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale Novelectric Studios. Allora, mi scuso tanto per come vedrete il video, il problema è che ho sbagliato l'orientamento del telefono quando ho fatto i video, quindi ho dovuto modificare, quindi li ho messi in piedi e ci ho messo uno sfondo dietro. Spero comunque che apprezziate anche le immagini dietro. Ne ho messe un paio, poi comunque in fondo si ripetono, ma perché non avevo altro materiale purtroppo. Sono stato ad Amsterdam, quindi niente, vi lascio, godetevi il viaggio e buona fortuna. Ok, siamo arrivati a Varese adesso e andiamo a aspettare il nostro, diciamo, taxi. Dovrebbe arrivare tra poco, dovrebbe essere già qua adesso, non lo so. Eccolo là. Lo vediamo là, in teoria. Eccolo lì. Questo qua è il nostro tassista. Sì, esatto. Ciao, com'è? Bene, dai. Per farvi vedere l'ora che qui sono arrivato. Ok, allora siamo qui che stiamo vendendo i biglietti, stiamo stampando i biglietti e per partire domani partiamo verso le 4, quindi sarà una bella giornata. Ok, allora, sono arrivato in aeroporto, sono le... cosa saranno le 4 e... 4? Sì. Probabile. Ma guarda, io il biglietto mi ci sono fatto, sapevano quanto fa. No, io l'altro lo trovo, vado lo stesso. Saluto a tutti. Ok, abbiamo passato i controlli con successo, non siamo stati fermati e adesso andiamo a prendere l'aereo all'imbarco, quindi è della EasyJet, il pilota è Kevin, questo è il nostro pilota. Però scherzerà tu. Guardate che povertà di Piero, aereo, proprio. perché chiamare l'aereo è proprio una roba. Lo costruisco meglio io su Minecraft, un Un aereo. falegname con 30.000 euro va Va meglio. meglio. Di Varese ad Amsterdam è passato. La felpa del Kenya di Varese. Ci facciamo notare subito. E siamo a terra di Amsterdam. Dobbiamo continuare. Siamo lì. Comunque siamo arrivati, è andato tutto bene. Non siamo precipitati. Lì abbiamo dei tulipani che non so se sono veri o finti. E
Adesso andiamo. Che facciamo adesso? Adesso andiamo a vedere dei parchi. I parchi. I parchi e i giardini. Visuale. Ok, siamo arrivati ad Amsterdam. Sì, siamo ancora in hotel. Adesso cosa vuoi fare? Sushi, sushi per tutti di Amsterdam. Voglio... Guarda dove viene pescato. Guarda. Proprio su, su. Siamo qua al parco botanico e che è la prima tappa che stiamo facendo. Adesso visitiamo e vediamo un attimo cosa abbiamo. Pranzo, abbiamo già bagnato giù salse e robe, quindi adesso mangiamo con la salsa di guacamole e ora mangio e ci vediamo al ritorno. Ciao, saluto. No, però sono contento perché vi saluto. Ok, siamo qua allo Steakhouse brasiliano. Allo Steakhouse brasiliano e abbiamo ordinato costine a manetta. Vediamo come sono. Deduco siano buone. Abbiamo ordinato 130 porzioni di costine. A testa. No, quindi niente, adesso aspettiamo, vi faccio vedere quando arrivano, come sono, e adesso aspettiamo, andiamo alla cena. Ok, allora sono... Cos'è? Sale. Sono arrivate le prime porzioni, la dottina con il gelato e la carne invisibile, quindi... Non ci credo, ma sai che figata. Oddio, oddio. Cioè, io mi abbiamo preso la stessa cosa. Cioè, guardate quelle costine fumanti. E Kevin che si accinge a mangiarsi. Quindi adesso mangiamo e ci vediamo finito di mangiare. Ok, allora, come vedete sono appena le 3 di mattina. Siamo di nuovo svegli. Siamo qui dietro una casa di Amsterdam che stiamo cazzeggiando come degli infami, che non abbiamo niente da fare. No, in realtà saranno ormai già le 9 passate. Ma questi vedo qua i tieni di canzoni. Sono già le 11. Sono già le 10 passate, scusate. E probabilmente tra un po' andiamo a dormire perché domani sarà una grande giornata e scoprirete cosa succederà domani, quindi vi faccio sapere. Adesso vi metterò un paio di scorci di Amsterdam. E basta, poi buonanotte, ci vediamo e godetevi il video. Se non sei ubriaco non puoi attraversare sto ponte. Saluta. Buongiorno. Piove e siamo ammalati.
Ok, è il secondo giorno e stiamo andando a vedere un park. C'è la saturazione sempre schifosa, ok? Andiamo a vedere un park sotto l'acqua. Come sempre, fa pioverà sempre, quindi anche domani ci sarà pioggia probabilmente. E c'è qualcosa? Pappenelle di cuore. Saluta a tutti. Ciao a tutti. Ok, quindi adesso stiamo andando al park. Adesso guardate là. Là abbiamo uno skate park. Presumo io che sia uno skate. E questi sono gli alberi che ci sono. Sono veramente alti qua. È un bel posto sotto l'acqua. Quindi piove e basta. Piove e basta sempre. Comunque stamattina ci ho preparato. Di che colazione ci ho preparato? Ci ho preparato una colazione: pane, burro, marmellata, uovo, formaggio e un topo. C'era anche un topo perché mi ha fatto la bici. Stai attento, è la quinta volta che ti salvo da una bici che ti tira su. Sì, qua le bici sono dei pericoli pubblici. E non solo le bici. Quindi adesso andiamo e vi faccio vedere il parco. Le paperette! Le paperette bella! Appena passata ambulanza, qui abbiamo un cigno selvatico di plastica o di carta, carta pesta che con l'acqua si scioglie. Siamo sulla ciclabile e ora si ortica. Da noi farebbero cagare. Sì. Acqua. Attenzione dove mettete le zampe. Le paperette. Guardate. Pure appena smesso di piovere e adesso andiamo a vedere. Ok, siamo qua adesso a pranzo con una mozzarella. Una mozzarella di bufala da 3 euro davanti a McDonald's. Quindi sono a paragone. La sigaretta. Neanche riuscito ad aprirla. Ma vedi proprio la bontà. È talmente morbida. Sì, vabbè, adesso basta. Comunque adesso ce l'ho anch'io. Perché è l'unica roba decente che abbiamo trovato. Perché dopo due giorni a mangiare carne ci siamo letteralmente stufati. Guardate il spettacolo, cioè proprio. Cioè, una roba favolosa, quindi adesso mangio anch'io e dopo probabilmente andiamo al Mac a prendersi a bere perché sennò non duriamo fino a stasera. Il Mac salva sempre. Buongiorno a tutti, oggi è il giorno della partenza
e siamo venuti a salutarci il Minciu dell'ostello. No. Ultimo giorno stiamo andando, porca miseria, stiamo andando a visitare una cittadina con i mulini e là ce n'è, c'è il primo. Saluta Jaros, durate un secondo. Saluta. Ma dopo ragazzi. Ok, siamo qui nel negozio del paesino, stiamo visitando, siamo nella zona di degustazione dei formaggi. Qui abbiamo questo che è il Farmer Cheese e quindi proviamo a sentire un paio di formaggi e vediamo se cosa, quale ci piace di più. Ecco, sembra tipo Emmental, molto buono. E questo c'è quello con l'aglio qua, con erbette e aglio. Vedo questa con il fenchul ric, questo qua, questo qua. Ok, abbiamo fatto spesa per mangiare, ora ci mangiamo le barrette pese e andiamo a seguire la città. Ok, abbiamo preso il treno e siamo tornati. Siamo tornati dalla cittadina dei mulini a vento e c'è Kevin che sta lottando contro la malafede per mettersi. Ok, ho il braccino corto. Braccino corto. Fa genovese, sì. Ok, adesso di Kevin cosa andiamo a fare? Adesso si va a pulire le strade. Dobbiamo guadagnare qualche frutta, come siamo poveri, esatto. La birra da dietro abbiamo, aspetta, da dietro abbiamo qualcuno. Esatto. Ok, noi adesso andiamo, probabilmente andiamo a cercare l'isola dove... il negozio dei fiori, dove andiamo a prendere dei bulbi, che volevamo guardare altri bulbi, che lui voleva prendersene un paio e probabilmente mi prenderò qualcos'altro anch'io. Allora, siamo qua in aeroporto, stiamo aspettando l'aereo, che sembrerebbe essere un po' in ritardo, quindi è l'ennesima rottura di valle, e stasera ci vado a dormire presto. Quindi alle 11:30, mezzanotte, domani alle 7 si parte, si piglia il treno, si va a Milano, poi per le 10, no, già per le 9 dovrei essere arrivato a casa, quindi... Ok, allora, sono tornato, è stato un viaggio lungo e quindi è andato tutto bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate dei like, dei commenti e condividete a tutti i vostri amici, parenti, a chiunque. Lasciate tantissimi like, tantissimi mi piace. Vi lascio con un saluto elettrizzante e bella. Ciao!
Sicuramente uscirà anche il video avventura di quando andremo a Roma a Romix. Quindi vi aspetto tutti là e buona fortuna.